Allora, i risultati di ieri sera ci restituiscono un'Europa sicuramente molto più frammentata per quanto riguarda la vita politica del Parlamento europeo e delle altre istituzioni comunitarie. Questo perché i principali partiti che in questi anni hanno governato al Parlamento europeo, e mi riferisco al Partito Popolare Europeo di centrodestra e al Partito dei Socialisti Europei di centrosinistra, hanno entrambi perso una quarantina di seggi e per la prima volta nella storia non riusciranno a formare da soli una maggioranza al Parlamento europeo. Questo, diciamo, era stato ampiamente previsto dai sondaggi. Quello che non sapevamo era che in effetti tanti piccoli partiti che sono rappresentati al Parlamento europeo, piccoli per modo di dire ovviamente, si sono distribuiti abbastanza equamente i seggi che sono stati persi dai socialisti e dai popolari. Abbiamo per esempio il Partito Europeo dell'Alde, che non si chiamerà più così, perché dopo che assorbirà il partito di Macron al Marche cambierà nome. Ecco, il Partito Europeo dell'Alde avrà circa 110 seggi al Parlamento Europeo ed è un record per la sua storia. I Verdi sono andati benissimo, partivano da un risultato già molto alto, quello delle europee del 2014, in cui avevano ottenuto 50 seggi. I sondaggi preelettorali gliene davano 55, ne avranno 70. Che conseguenza avrà questa frammentazione di cui parlavo? Banalmente cambieranno le maggioranze che governeranno la vita dell'Europa sia in Parlamento sia in Commissione, forse anche in Consiglio. Nel senso che mentre la spartizione delle cariche fino ad oggi riguardava quasi solo popolari e socialisti, questi due gruppi dovranno per forza allargare la loro maggioranza guardando più in là, guardando all'Alde e ai Verdi. Banalmente significa che avremo un Parlamento europeo che nei prossimi 5 anni lavorerà di più su certi dossier dell'Alde, tipici dei liberali, se ad esempio popolari e socialisti sceglieranno di ampliare la loro maggioranza con loro, o addirittura più verde, nel senso che i Verdi hanno già detto che sono disponibili a negoziare con popolari e socialisti per diciamo, entrare nella loro maggioranza. Sarà un'altra cosa che emerge dalle elezioni di ieri sera è che la chiacchieratissima maggioranza fra popolari e la galassia dei partiti euroscettici non esiste nei numeri, nel senso che al Parlamento europeo, e io parlo sempre del Parlamento europeo perché è un prisma abbastanza utile per leggere la politica europea, perché tante dinamiche che si vedono lì, poi diciamo, vengono replicate, per esempio, nella scelta dei commissari e del Presidente della Commissione europea e del Consiglio europeo. Ecco, la chiacchieratissima maggioranza fra popolari e destra euroscettica non sta nei numeri perché attualmente la maggioranza è fissata a 376 seggi ed è una maggioranza tecnica risicatissima. Questi quattro componenti da sole avrebbero 350 seggi e non avrebbero nessun altro partito a cui estendere questa maggioranza, perché tutti gli altri hanno già detto che non avranno alcun ruolo nella formazione di questa eventuale maggioranza, che di nuovo non esiste. Quindi per mesi abbiamo parlato di una cosa che in realtà nei fatti non ci sarà. Ecco, abbiamo visto una campagna elettorale che di fatto ha contrapposto, appunto, sintetizzandola, europeisti e euroscettici, quindi le famiglie tradizionali e invece il blocco Visegrad e poi, appunto, diciamo l'asse Orban, Salvini, Le Pen. Però tre storie che in realtà hanno tre storie diverse, nel senso che si cerca di accomunare, però poi in realtà anche i numeri non è che proprio la raccontino così, sei d'accordo? Ma sì, sono d'accordo sul fatto che diciamo l'euroscetticismo non è riuscito ad ottenere risultati ugualmente soddisfacenti in maniera omogenea in Europa, perché se guardiamo i dati, solo in Italia i partiti euroscettici e quindi
che si iscrivano nella famiglia di Orban e di tutta quella galassia dei partiti, dei gruppi politici euroscettici che siedono in Parlamento, solo in Italia hanno raggiunto un risultato notevole. Non tengo conto del Regno Unito, anche perché davvero non si sa cosa faranno da qui a domani, figurarci immaginare che peso avranno nella prossima legislatura. La Lega ha guadagnato, credo, 22 punti rispetto alle scorse europee, forse qualcosa di più, ed è il risultato di gran lunga migliore per questa galassia di partiti euroscettici, come dicevo. Un po' ovunque sono stati, diciamo, la loro avanzata si è frenata. Abbiamo avuto chiaramente dei risultati di affermazione molto buoni, ad esempio in Ungheria, dove Orban ha preso il 55%, in Polonia, dove il partito di destra che sta al governo, Diritto e Giustizia, è riuscito a battere la coalizione di tutti i principali partiti di opposizione, però non c'è stata nessuna ondata. Ci sono anche alcuni dati interessanti. Vox, il partito spagnolo di cui tanto si era parlato negli ultimi mesi, ha perso addirittura il 4% dei voti rispetto alle elezioni politiche in Spagna che si sono tenute un mese fa. In Francia Marine Le Pen ha vinto, ma ha preso un punto in più della scorsa tornata elettorale, e i voti che sono andati ai Verdi o ai socialisti o alla sinistra fanno capire che in un altro eventuale ballottaggio perderebbe quasi sicuramente contro il candidato progressista. Quindi tutti questi risultati si riflettono nella vita del Parlamento europeo e delle istituzioni europee come un evento che sta nelle cose. Tutti questi partiti euroscettici hanno aumentato di poco i loro seggi al Parlamento, si parla di 170 seggi rispetto ai 150 della scorsa legislatura, ma non abbiamo assistito a nessuna ondata, non abbiamo assistito a nessun risultato davvero sopra le aspettative, perché anche quello della Lega tutto sommato era nelle cose, come dicevo prima, e quindi assisteremo a un cambiamento del modo di fare politica dell'Europa. Sicuramente non è quello che a cui, per esempio, ieri alludeva Salvini. A un certo punto, nella conferenza stampa, in commentare i risultati, ha detto che da lunedì l'Europa cambia. In realtà l'Europa non cambierà così tanto come desidera lui. Ecco, l'ultima cosa è Commissione. Che da osservatore, che cosa ti viene da... che cosa ti suggerisce un risultato e come lo proietteresti appunto sul ruolo e sulle persone che potrebbero comporre la commissione del dopo voto? Allora, la Commissione europea viene sempre tirata in mezzo nelle trattative che, come dicevo prima, riguardano le più alte cariche istituzionali, presidenza del Parlamento, presidenza del Consiglio. Ieri il candidato presidente del Partito Popolare Europeo, che è Manfred Weber, ha chiesto, nel comizio in cui commentava i voti, ha chiesto sostanzialmente di essere nominato presidente. Secondo me il Partito Popolare non avrà la forza, il capitale politico di chiedere per sé questa carica, nel senso che è vero che di nuovo per la quarta volta consecutiva è il Partito Europeo che controllerà la maggior parte dei seggi al Parlamento Europeo, ma come dicevo prima la maggioranza andrà sicuramente allargata a un partito diverso dai socialisti, che sono il loro tradizionale alleato. Ecco, secondo me il terzo incomodo fra liberali e verdi chiederanno un candidato di compromesso alla commissione, proprio perché il peso politico di questa nuova legislatura e quindi di questa nuova commissione, cioè gli equilibri politici di questa nuova commissione, saranno diversi da tutte quelle precedenti. Mentre appunto fino alla scorsa legislatura Partito Popolare e Socialisti potevano decidere sostanzialmente fra di loro quali candidati appoggiare, il fatto che ci sarà un allargamento mi fa pensare a un candidato, innanzitutto mi fa pensare a un candidato proveniente appunto dall'ALDE o dai Verdi,
per la presidenza del Parlamento europeo, perché appunto è la richiesta che secondo me potrebbero fare entrambi per diciamo entrare in questa ipotetica nuova maggioranza, e poi ha un candidato di compromesso, ma diciamo compromesso minus alla presidenza della Commissione europea, nel senso che secondo me potrebbe emergere un nome come quello di Michel Barnier, che è il capo dei negoziatori europei su Brexit, che proviene dal Partito Popolare Europeo, è vero, però piace molto a Macron, ai liberali e anche un po' ai socialisti per come ha gestito l'affare Brexit. Non viene da una storia politica di vicinanza e collaborazione con la destra, cosa che invece ha Weber, quindi secondo me potrebbe emergere lui come candidato, diciamo così, di compromesso e unitario fra una nuova ipotetica alleanza fra popolari, socialisti e liberali. Quella con i verdi in effetti sarebbe un po' più complicata da attrezzare.